Allora, buongiorno a tutti, oggi è sabato pomeriggio, stiamo preparando l'articolo culturale di domani mattina, ciao a tutti da Fulvio, Garocci e Salvatore. Oggi siamo qui, Salvatore, pure un po' di nascosto perché il sindaco non c'è. No, la location è perfetta. Sì, siamo qui a Piazza Municipio, siamo venuti, siamo tranquilli, siamo di tutto quello che vogliamo perché il sindaco non c'è. Quindi... Non c'è, ma dai. No, e dove andate? Andate in Georgia. No, e aspetta, che in Georgia? È un gemellaggio. Accidenti. Gemellaggio. Come mai proprio la Georgia? Lanciando una lira, noi nemmeno. Ci siamo incontrati, dici, ci siamo, facciamo un gemellaggio. Ma pensa te. Vabbè, comunque dai, andiamo al succo. Oggi questa settimana abbiamo scelto un argomento un po' diverso dalle altre settimane, sì. No? Variazio. Di cosa parliamo? Oggi parleremo. L'articolo che uscirà domani parlerà dello stemma di Terracina. Lo stemma di Terracina, stemma del comune. Del comune di Terracina, sì. Noi abbiamo uno degli stemmi più antichi d'Italia, importantissimo, ha una storia secolare, però la cosa che abbiamo scoperto è che in effetti se ne fa un uso improprio, non tanto dello stemma quanto del nome, perché è dal 2002 che il comune utilizza un nome sbagliato per proprio... Incredibile. È incredibile, proprio ente giuridico sbagliato. Quindi adesso, cioè... Perché noi dovremmo adottare, come ci dice anche l'araldica, il nome comune di Terracina, invece su tutte le carte istituzionali c'è scritto città di Terracina. Neanche municipio, giusto? Neanche municipio, giusto, perché ciò che lo Stato italiano ci riconosce è il nome comune di Terracina. Quindi in pratica tu ci stai dicendo che questi, oltre a sbagliare tutte le cose che fanno, sbagliano pure la forma. Hanno peccato pure sulla forma, sì. In effetti abbiamo una cancelleria che non è a norma di legge, quindi i documenti rilasciati non hanno una dicitura corretta, insomma, non hanno il nome corretto. E come è potuto succedere questa cosa? Sono le cose fatte un po' da personaggi che credono di interpretare nel modo corretto la storia, invece commettono, quando non si conoscono le cose, si commettono degli errori. Questo è il caso... È un vecchio caso perché in effetti la segnalazione è in piedi dal 2002, però non è cambiato nulla. Quindi vabbè, noi... allora Salvatore, che cosa è successo? Qual è stato il qui pro quo? Niente, è successo che il nostro comune ha dato vita ad un'improvvida iniziativa retorica andando a ripescare un documento, un decreto governativo del 37 firmato dall'allora capo del governo Mussolini. Vabbè, però pure tu, questo gliela devi concedere, scusa, contro i gatti comunisti andava a rispolverare qualcosa di clerico fascista. Un decreto che sostanzialmente andava, un decreto diciamo che era un atto dovuto nei confronti del nostro comune, che faceva richiesta per l'utilizzo dei propri simboli istituzionali. Decreto che sostanzialmente diceva che potevamo utilizzare ciò che era stabilito dall'araldica, rispolverando quindi una dicitura che era... che ripetiamo, lo ricordiamo, è un titolo nobiliare, non è il nome riconosciuto, che ci è stato riconosciuto legalmente. E tra l'altro si fa risalire questo nome a quel decreto, ma in realtà noi abbiamo ricevuto questo onore nel 1782, quindi insomma parliamo all'epoca di 150 anni prima, quindi c'è anche un errore storico piuttosto grave. Come sempre. Come sempre, no? Non ci potevamo aspettare. Dell'articolo che pubblichiamo domenica sarà spiegato nel dettaglio, sì, tutta la storia del nostro stemma, però, in particolare anche le vicende legate a questo caso. Però io so curioso, unico. No? Allora la posso riassumere così, dimmi se sbaglio. C'è qualche scienziato istruito dal nostro sindaco ha preso... si è andata a spolverare questa cosa di Mussolini ha e dice non ci chiamiamo più Comune di Terracina come è riconosciuto legittimamente dallo Stato, ma ci chiamiamo Città di Terracina, giusto? Regioni, province e comuni, noi invece viviamo in uno Stato in cui ha preso tutte le carte bollate, Città di Terracina, sul sito del comune hanno messo uno stemma che non è quello nostro e che tra l'altro, cioè, è uno stemma illegittimo del comune di Terracina. Lo stemma illegittimo non è lo stemma legittimo. E che tra l'altro fa pure un po' schifo, insomma. C'ha dei colori un po' strani. quello originale è molto molto meglio. Sì, anche l'originale perché è quello che pubblichiamo. Quello che pubblichiamo, che è un regalo del Papa, se non mi sbaglio. Allora, giusto. L'origine del titolo, sì, alcuni stemmi che la città ha utilizzato sono stati fatti nel periodo in cui dominava, cioè in cui c'era il Papa, c'erano.
c'era lo Stato della Chiesa, però quello che poi è venuto fuori ufficialmente nel 49 è quello che lo Stato italiano ci ha riconosciuto per legge, quindi comunque con accompagnato alla dicitura corretta del comune di Terracina. Il motivo per cui abbiamo, diciamo, ci siamo interessati a questo caso è per proprio è uno di quei tanti esempi per dimostrare che quando c'è un'amministrazione non tanto competente fa errori di tutti sì, i generi, non sta attenta alla storia, cioè a fare delle ricerche storiche precise, perché poi basta leggere i documenti, insomma non è che ci vuole questa scienza, dimostra anche la superficialità con cui si fanno e che questa è stata solo un'iniziativa retorica, quindi la superficialità anche con la quale si trascurano i monumenti, si trascurano parte di città, superficialità con la quale si trascura anche il nome, si cambiano i nomi, si cambiano le cose, veramente tutto fatto a caso, e non è che siamo pazzi, cioè questi tutti i problemi sono interessati allo stemma. Questo ha sorpreso molto e ci siamo interessati, abbiamo capito che ci sono stati commessi degli errori, è una cosa che vogliamo far presente alla comunità per renderla partecipe, anche perché queste cose sono state decise all'oscuro, non se ne è parlato nemmeno in consiglio, quindi sono proprio iniziative propagandistiche. Noi che andiamo a sfruguliare, però ce le troviamo tutte. Perché i terracinesi non devono sapere una cosa del genere? Poi devo dire, da cittadino è anche interessante sapere il mio stemma, da dove proviene, quanto tempo ha, insomma com'è fatto, come si... Cioè risalire un po' alla cronistoria, se non si noi sa... Noi abbiamo scoperto che poi ogni amministrazione utilizzava delle carte intestate... guarda, quella delle carte intestate è una cosa... Io proprio a scopo proprio pubblicitario. Quindi le carte intestate non sono valide, quelle fatte fino adesso? No, ma il bello non è solo quello, perché ognuno ci metteva dei simboli, ci metteva la carta da foto della cattedrale, la foto del municipio, la foto l'assessore che arrivava. Però nessuno utilizzava il simbolo, si utilizzava una foto che si metteva sulla carta. Fisco Montano, Porta Napoletana, l'hanno messo Tempio sono, di Giove, guarda, l'hanno sono messe, bellissime. L'hanno messo, il prossimo ci metterà una foto di un cassonetto di Monnezza. Il prossimo sarà a tema, proprio a tema. A tema, con ci sta la Monnezza. Facciamo noi. Ci mettiamo Monnezza, sì. Netto la immondizia, facciamo noi la carta stagna, tra i torrioni stilizziamo anche la cosa. Comunque vabbè, comunque dal punto di vista amministrativo è una cosa seria, nel senso che poi non utilizzando il nome vero, il nome che lo Stato italiano ci riconosce, quello è una cosa molto importante, molto seria. Perché? È perché i documenti non sono firmati, diciamo la carta intestata è sbagliata, come se non lo so, la Banca di Roma ti manda, scrive Banca di Romi, oppure ti manda un foglio con intestazione Monte dei Paschi sul conto della Banca di Roma, che no, ma un nome che non esiste, tra l'altro, cioè non c'è riconosciuto legalmente, quindi siamo in queste condizioni. Quindi leggetevi l'articolo, speriamo che vi piaccia, noi vi salutiamo ricordandovi il nostro sito www.terracinarialzati.com e l'email terracinarialzati@gmail.com. Sì, e oggi è un giorno un po' particolare, vogliamo fare anche perché diciamo un ragazzo come noi successo che non c'è più. L'unica cosa, diamo un saluto, ciao Davide, ciao Davide. È una cosa stupida che si muoia così ancora. Ciao a tutti!